Dopo il peccato originale, nella storia di ogni persona, di ogni essere umano, è presente il peccato. E infatti, ancora una volta, il grande catechismo ci dice: nessuno sfugge all'esperienza della sofferenza, dei mali presenti nella natura, che appaiono legati ai limiti propri delle creature e soprattutto al problema del male morale. Da dove viene il male? Mi chiedevo, afferma Sant'Agostino, mi chiedevo donde il male e non sapevo darmi risposta. La sofferta ricerca di Sant'Agostino troverà però uno sbocco nella conversione al Dio vivente. Infatti, il mistero dell'iniquità si illumina soltanto alla luce del mistero della pietà, ci dice sempre il grande catechismo al numero 385. Il mistero del peccato si comprende dunque alla luce della rivelazione divina e soprattutto alla luce di Cristo, Salvatore di tutti, che ha fatto sovrabbondare la grazia proprio là dove è abbondato il peccato. La rivelazione dell'amore divino in Cristo ha manifestato a un tempo l'estensione e la gravità del male, e nello stesso tempo la sovrabbondanza della grazia di Dio. Dobbiamo dunque affrontare la questione dell'origine del male tenendo fisso lo sguardo della nostra fede su colui che solo ne è il vincitore. E ancora il grande catechismo ci dice: la realtà del peccato al numero 387 si comprende, si chiarisce soltanto alla luce della rivelazione divina. Senza la conoscenza di Dio che la fede ci dà, non si può riconoscere chiaramente il peccato. E si è tentati, senza la luce della rivelazione divina, si è tentati di spiegarlo semplicemente come un difetto di crescita, come una debolezza psicologica, un errore, come l'inevitabile conseguenza di una struttura sociale inadeguata, eccetera. È soltanto conoscendo il disegno di Dio sull'uomo che si capisce che il peccato è un abuso di quella libertà che Dio dona alle persone create perché possano amare Lui e amarsi reciprocamente in Lui, con Lui e come Lui.